Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo webinar dedicato all'intelligenza artificiale. Oggi parleremo di applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, come funziona e come utilizzarla. Vedo che vi state collegando, siamo sui 260, ma vedo che il numero sta aumentando. Oggi abbiamo un programma molto fitto, quindi cercherò di, appunto, di prendermi solo qualche minuto di introduzione. Vi ricordo che siamo all'interno di un ciclo di tre webinar. Abbiamo avuto un primo webinar il 13 giugno, di cui trovate già tutta la registrazione e i materiali che sono stati condivisi sulla pagina dedicata di Eventi PA. Oggi, appunto, come vi ho detto, parleremo di applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, come funziona e come utilizzarla in modo da dare, appunto, degli elementi pratici di utilizzo. E vi aspettiamo anche al webinar, ovviamente, del 27 giugno, che è l'ultimo di questo ciclo, ma questo non toglie che magari a settembre-ottobre andremo avanti con altri webinar sul tema per approfondire diversi aspetti. Appunto, l'obiettivo di questi webinar è diffondere la cultura dell'intelligenza artificiale per riflettere su quello che sta accadendo oggi, ma anche su quello che accade domani e i possibili scenari del prossimo futuro, visto che tutto si sta evolvendo molto, molto velocemente, e allo stesso tempo presentarvi ogni volta qualche caso pratico ed esperienze d'uso. Per quanto riguarda oggi, il programma di oggi, appunto, abbiamo un'introduzione di Sergio Talamo, di Formez PA, e seguiamo con un intervento di Gianfranco Andriola, appunto, in cui ci presenterà strumenti e applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale. Poi abbiamo un'importante testimonianza della Regione Puglia, abbiamo Mino Elefante, che è responsabile per la transizione digitale della Regione Puglia, nella quale è stato, diciamo, creato un centro di competenza apposito sull'intelligenza artificiale, quindi ci interessa molto, sapere cosa stanno facendo. E poi abbiamo, Margherita Zappatore, che è una giurista di ZCA Consulting, che offre anche servizi sull'intelligenza artificiale e sulla digitalizzazione per le pubbliche amministrazioni. Poi, ovviamente, lasceremo spazio alle domande e risposte, e quindi potete usare, infatti, lo strumento apposito di ER per porci le domande, mentre nella chat la utilizzeremo più per la conversazione. A questo punto vi ricordo che troverete comunque la registrazione sulla pagina di Eventi PA e anche le slide che sono, verranno condivise oggi. E vi ricordo inoltre che per l'attestazione delle presenze dovrete partecipare a due webinar su tre, quindi l'attestato non arriverà subito, ma alla fine del ciclo. A questo punto io non voglio rosicchiare troppo tempo, siamo oltre i 500 partecipanti, quindi chiederei a Sergio Talamo di avviare questo webinar e introdurci al tema dell'intelligenza artificiale. A te la parola, grazie Sergio. Grazie Michela, grazie a tutti voi. Il Formez sapeva, io sono direttore della comunicazione, delle relazioni istituzionali e dell'innovazione digitale. Sappiamo bene quanta vitalità ci sia nella nostra amministrazione rispetto anche alle novità tecnologiche, ma questo webinar, questo il primo webinar ha confermato con questo overbooking di presenze rispetto alle possibilità dell'aula Adobe di contenerle. Però la fruizione in remoto, come diceva prima Michela, consente di allargare anche di più la possibilità di accostarsi a questa materia che noi abbiamo impostato in questo ciclo come una sorta di ABC, anche se in molti casi cerchiamo anche di scendere un po' nei casi concreti. Io mi sono fermato l'altra volta su questo schema. Il mondo dei social ci ha posto tante questioni importanti di rapporto con la nostra vita relazionale, con la comunicazione pubblica, perché i social sono uno strumento potente e assolutamente pervasivo se usato bene nella comunicazione pubblica. Oggi siamo in un altro mondo, un mondo che può dare delle soluzioni, ma anche creare dei dubbi, perché non ha barriere d'ingresso. In questa immagine creata dall'intelligenza artificiale attraverso un mio prompt che chiedeva sostanzialmente di mettere in evidenza come di fronte all'intelligenza artificiale siamo tutti potenzialmente degli innovatori, e infatti il Formez ha creato del ma call for ideas interna, la do anche come idea per le vostre amministrazioni, chiedere ai dipendenti cosa possono
cosa propongono nell'uso dell'intelligenza artificiale. Stiamo valutando tante proposte perché l'assenza di barriere d'ingresso produce questo risultato. E dopo, adesso passiamo ad altre, queste sono cose che abbiamo visto nell'altro. Adesso il punto di partenza è sostanzialmente cosa fare, perché un concetto chiave che sicuramente condivideranno gli amici che sono relatori oggi con me, ma anche tanti di voi, è che una delle novità dell'intelligenza artificiale, che non è tanto importante capire per fare, ma soprattutto fare per capire, nel senso che immergersi dentro questo mondo. Come fare a utilizzare l'intelligenza artificiale? Il vicepresidente di Microsoft, Steve Clayton, ha usato una frase che io anche l'altra volta ho citato, che mi sembra molto eloquente, che l'intelligenza artificiale è un partner con cui fare brainstorming, sostanzialmente un amico, un collega, un compagno di viaggio, fare con cui costruire storie. Vedete questi due verbi, fare e costruire. Entriamo nell'idea di qualcosa da realizzare più che qualcosa su cui discettare in termini astratti, sebbene esistono problemi di etica, problemi di impatto sociale. Però la cosa che ci interessa di più come operatori pubblici, come comunicatori, ad esempio, è proprio capire cosa dobbiamo fare. Ecco perché adesso io vi proporrò una sorta di vademecum che ho reperito ascoltando vari tutorial sul web di 12 soluzioni, 12 regole d'oro che possono servire anche per ChatGPT 4 O, che sarebbe la versione più recente rilasciata da OpenAI in attesa della versione 5, di cui si parla molto, ma del resto anche gli altri stanno andando molto avanti, come vi dicevo l'altra volta, secondo una regola del tenta e sbaglia, perché sostanzialmente siamo noi i tester delle nuove applicazioni. Vedete questi concetti come sono molto molto specifici e che ci danno delle istruzioni per l'uso. Per esempio, se vogliamo fare una domanda a ChatGPT, questo vale sia se lo facciamo a livello individuale, sia se lo vogliamo usare per il lavoro, dobbiamo dirgli chi siamo per capire se, ad esempio, la risposta deve essere data a uno studente, a un professore, a un amministratore pubblico. Dobbiamo parlare in modo naturale, dettagliato, come non facciamo più a volte neanche con le persone. Dobbiamo chiedergli esattamente cosa vogliamo. Non è una query di Google in cui mettiamo una parola e noi siamo abituati da anni di uso dei motori di ricerca a delle parole chiave che in qualche modo ci buttano in un mare enorme di informazioni da cui noi poi prendiamo quella che ci serve. In questo caso dobbiamo fare una domanda che richiede una risposta specifica, costruendo addirittura la predisposizione di un contesto, di un obiettivo, di un uso specifico e di un formato che tra l'altro ChatGPT memorizza, perché ChatGPT in una finestrella in basso a sinistra chiede chi è Sergio Talamo e se io gli dico chi è Sergio Talamo, lui se lo ricorda. Sa ad esempio che ha bisogno di informazioni più o meno sempre dello stesso tipo. Quindi questa predisposizione resta come una sostanzialmente una nostra identificazione, una nostra profilazione molto utile per il lavoro successivo. Degli esempi, anche questo, se noi vogliamo chiedere qualcosa davvero a qualcuno che ci deve rifare, non lo so, che ci deve produrre un lavoro, un artigianale, noi diciamo più o meno vorrei che i capelli me li facessi così, che questo mobile me lo realizzassi in questo stile, gli facciamo vedere una fotografia, facciamo un copia e incolla di un post, di un discorso, per dirgli più o meno come lo vorremmo. Lei o lui, chiamiamolo come vogliamo, lo capisce e interpreta la nostra domanda. Fammi tutte le domande che ti servono per rispondere al meglio. Anche questa è una cosa a cui non siamo abituati. Vi invito a riflettere su quanto queste cose dovremmo rifarle anche nei rapporti umani, perché a volte siamo diventati un po' sbrigativi, tipo like o dislike, anche nei rapporti umani. Chiedi se voglio che tu mi dai un servizio, fammi le domande e io ti spiego bene cosa voglio. Usa a volte la tecnica del bambino di 8 anni se ti occorre semplificare la risposta, a volte vogliamo una risposta non troppo articolata. Facciamo domande nella stessa chat, ad esempio, è proprio un'interlocuzione, un dialogo, anche una molto bella, si ha la sensazione dopo un quarto d'ora un partner del brainstorming, perché stiamo facendo sostanzialmente un lavoro comune. Le catene di prompt, per esempio, se io voglio un contenuto standard da pubblicare su Instagram, io creo sostanzialmente domande nello stesso ordine, perché a quel punto ChatGPT si abitua a darmi delle soluzioni nello stesso ordine, ad esempio nel costruire un contenuto per un determinato social che, come sappiamo, ha caratteristiche diverse da Instagram, da TikTok o da X.
parlare, ecco, c'è ormai questa nuova possibilità, parlare a voce, quindi noi possiamo dialogare, ricevere delle risposte che ormai Meta ha anche trasformato in risposte che possiamo avere, diciamo, on the road attraverso degli occhiali simili agli occhiali da sole. Le custom instruction, dicevo questo, prima la finestrella in basso a sinistra con la foto, la vostra foto, il vostro nome, e se possibile fate domande in inglese, anche se ormai nella versione 4.0, questo punto 12, può essere considerato superato perché veramente ha 50 lingue che sa padroneggiare abbastanza bene. E poi un'ultima cosa che voglio dire in questo breve, questa breve introduzione che dà però delle istruzioni per l'uso. Cosa sono i GPTs, che significano praticamente degli assistenti specializzati. Cioè, sostanzialmente noi possiamo chiedere se abbiamo l'abbonamento che costa poco più di $20 al mese, che le amministrazioni dovrebbero cominciare a predisporre almeno per una parte dei loro dipendenti, noi possiamo chiedere cosa puoi fare per me. Abbiamo Slide Maker, abbiamo Image Generator, abbiamo Canva, abbiamo Write for Me e abbiamo anche addirittura qua, guardate, ne ho presi qualcuno tra migliaia, nessuno sa il numero esatto dei GPT, esattamente come nessuno sa quante sono le app su App Store, perché ogni giorno si evolvono. Diagram Show Me, per esempio, mi dice creami dei diagrammi che sono utilissimi. La vita di Steve Jobs nei suoi momenti topici ci può servire per fare, ad esempio, un articolo. Il Video Summarizer, un convegno di 4 ore su YouTube, io riesco ad averne un riassunto in modo efficiente, facilitato. Questo non è un invito a non ascoltare mai più niente, che già siamo un po' troppo sbrigativi, però un aiuto ce lo dà in molti casi, se non altro a livello di sintesi. Un tool che ci aiuta a dire quali possono essere gli strumenti più adatti, quale tool mi consigli per. Devo fare una certa cosa, lo chiedo a questo GPTs, il data analyst, quindi dati che ci danno. Ci consentono di dare conclusioni utili da un PDF, da un Excel, da grafici. E poi arriviamo, questi ultimi due sono davvero divertenti: consensus, risposte a domande scientifiche, ricerche di documenti accademici, quali sono gli ultimi studi sull'ipoglicemia. Qualcuno dice che non bisogna curarsi su Google, giusto, non bisogna neanche curarsi su ChatGPT, però voglio soltanto timidamente far osservare che se la percentuale di errore dell'intelligenza artificiale stimata attorno al 3%, vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è la percentuale di errore umana, che sicuramente sarà superiore. Quindi è chiaro che non ci si può curare, però avere delle informazioni senz'altro sì. E infine, tanto per concludere da dove partiamo, cioè dall'idea dell'intelligenza artificiale come seme di un nuovo mondo, The Stoic Council, comunità e risorse per l'applicazione della filosofia stoica. Possiamo chiedere, ad esempio, a ChatGPT, a questa app, a questa GPT in particolare, come posso fare per avere una vita che ha un senso? Qui, ecco, l'intelligenza artificiale mi dà questa idea di lavori in corso per arrivare ad uno strumento che da IA si trasforma in E, quindi che crea un rapporto stretto con l'etica e l'empatia. L'Unione Europea è intervenuta con la IA Act, quindi abbiamo anche un disegno di legge italiano che è in viaggio nel Parlamento, ma sostanzialmente noi abbiamo la possibilità di un intervento umano che crei limiti i possibili rischi di cui si parla, secondo me, fin troppo, e invece valorizzi le possibilità che nell'ambito pubblico sono tante, e lo vedremo adesso negli interventi degli amici che mi seguiranno. E quindi, concludendo, a proposito di senso, mentre ci sono ormai, qui non posso farvelo vedere per motivi di tempo, dei tutorial che ci fanno vedere dei robot che agiscono con l'intelligenza artificiale, quindi diventano persone che prendono degli oggetti che ti rispondono, quindi prende vita, quindi possiamo anche dire dove andremo a finire, signora mia. Io penso che alla fine concludo questa mia introduzione ricordando che alla fine anche l'intelligenza artificiale è un mezzo per realizzare i nostri sogni, ad esempio anche i nostri sogni professionali, come ad esempio un'amministrazione che funziona e che aiuta veramente cittadini ed imprese. Mi fermo qui e do la parola a Gianfranco. Grazie Sergio, ciao a tutti, bentrovati. Io al volo condivido anche le mie slide. Vi chiedo al solito una conferma rispetto al fatto che si vedono e si vedono bene a tutto schermo. Le vediamo Ok, perfettamente, perfetto. grazie. Grazie a tutti, grazie ancora una volta di averci raggiunto, grazie per la puntualità, per la curiosità. Ritornando a quello che si diceva l'altra volta, noi abbiamo immaginato questi interventi come un ciclo, cioè come una specie di serie TV che ha una trama che inizia, evolve e si conclude.
E la volta precedente abbiamo fatto un'introduzione su quella che è l'intelligenza artificiale, giusto per capire di che cosa si tratta. Oggi guarderemo un po' più da vicino quelle che sono le applicazioni pratiche. La prendiamo un po' più da dietro, cioè proviamo a capire com'è che funziona questa tecnologia e quali sono le implicazioni di cui bisogna tenere conto. Infine, la prossima settimana, sempre giovedì, sempre allo stesso orario, facciamo a valle della consapevolezza acquisita nei due webinar precedenti un affondo sulle opportunità e sui rischi, ripeto, in maniera un po' più consapevole di che cos'è e di come funziona. Abbiamo visto l'altra volta, abbiamo dato una definizione di intelligenza artificiale, abbiamo cercato di capire insieme com'è che funziona, la tecnologia ci aiuta a risolvere i problemi, abbiamo visto qual è la definizione. Proviamo a vedere un po' più da vicino quello che cosa avviene nel momento in cui la utilizziamo, cioè un utente, lo citava prima Sergio, attraverso un prompt, un input, una richiesta a una qualunque applicazione di intelligenza artificiale. Ottiene delle risposte. Dall'altro lato, l'intelligenza artificiale attiva dei meccanismi. Questi meccanismi sono innanzitutto un sistema chiamato machine learning, che è la capacità delle macchine di apprendere, che a loro volta è basato sui dati. La combinazione del prompt dell'utente e dei dati mediati dal machine learning e dai modelli genera degli output. Dove per output in questo momento si può intendere davvero più o meno qualunque cosa, nel senso che sia testo, immagini, video, righe di codice, però di base il meccanismo che c'è alla base è più o meno questo. E quindi sin da subito è bene provare a fare un ragionamento rispetto a quello che c'è intorno a un meccanismo simile, che chiama in causa da un lato il copyright delle opere prodotte e dall'altro certamente anche il copyright delle opere da cui si attinge, ma anche la privacy dei dati che vengono utilizzati. È opportuno accennarlo sin da adesso, proprio perché davvero l'intento di questi seminari era anche quello di offrire un punto di vista sull'utilizzo consapevole di questo genere di tecnologie. Quindi a questo punto vale la pena guardare un po' più di vicino quello che viene dietro lo schermo nel momento in cui noi facciamo richieste ai software di intelligenza artificiale e guardare un po' più di vicino il machine learning, cioè l'apprendimento automatico, cos'è, come funziona, quali sono le fasi che lo individuano. Quindi nei prossimi minuti proviamo a guardare insieme quello che c'è sotto il cofano dell'intelligenza artificiale, proviamo a guardare quello che è il motore che le alimenta. Non è una tecnologia nuova, è una tecnologia che ha più o meno la mia età, nel senso che nell'81 questa azienda americana che si chiama Digital Equipment ha sviluppato un sistema che oggi chiameremo di machine learning, all'epoca probabilmente aveva un nome un po' più complicato, insomma nel tempo si è raffinata. La capacità del software utilizzato da queste aziende era quella di fare una configurazione hardware dei computer che vendeva realizzando un ottimo utile. Tutto questo per dirvi che non è una tecnologia che è nata oggi, è una tecnologia del passato che è stata raffinata nel tempo. Quello che probabilmente è cambiato negli ultimi 42 anni, cioè da quando esiste questo sistema ad oggi, è che innanzitutto per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo internet e abbiamo quindi la possibilità che tutte queste informazioni siano in qualche maniera per funzionare, per essere divulgate, il canale principale è la rete e quindi sono dati digitalizzati. Abbiamo una spaventosa potenza di calcolo che di anno in anno diventa sempre più raffinata, più grande, più approfondita. Basta guardare quanto oggi vale l'NVIDIA software che realizza le schede grafiche. E abbiamo per la prima volta una quantità spropositata di dati su cui far basare il meccanismo di machine learning dell'intelligenza artificiale, dati strutturati, dati digitalizzati, anche dati non strutturati che l'intelligenza artificiale sono in grado di andare ad analizzare. Questo meccanismo ci permette di arrivare un po' più da vicino a capire che cos'è il machine learning, cioè la capacità appunto dei sistemi informatici di imparare dai dati, cioè di andare a guardare quello che è successo. E riuscire a capire non solo quello che potrebbe accadere o rispondere alla richiesta, ma anche riuscire a comprendere delle informazioni di contesto. Questa roba avviene attraverso un meccanismo che viene chiamato di modelli e di relazioni. Di fatto questi sistemi non hanno, lo vedremo meglio tra un attimo, non hanno al loro interno delle informazioni, ma hanno dei modelli attraverso cui interpretare i dati e riuscire a dare delle risposte. Perdonate se questa parte è un po' più didascalica, ci vado velocissimo, però davvero è veramente molto utile a nostro avviso per capire com'è che funziona e quali sono le implicazioni. Questi sono i passaggi che consentono la strutturazione di un sistema di machine learning.
Cioè si parte chiaramente dai dati che sono, diciamo, la materia prima, il carburante che alimenta tutto questo sistema. C'è una seconda fase di pre-processing dei dati, in cui i dati vengono sistematizzati per permettere all'applicazione di imparare, di apprendere da loro. C'è una terza fase dove viene definito un modello di apprendimento automatico, e chiaramente questo modello corrisponde a una quarta fase di addestramento, cioè io spiego la macchina che all'inizio, diciamo, non ha gli elementi di contesto per capire quali sono e come si può sviluppare in futuro. Evidentemente c'è una valutazione di quel modello che molto probabilmente nelle prime analisi, nelle prime simulazioni porterà dei difetti che vengono smaltiti nel tempo, e quindi c'è l'implementazione del modello. Ovviamente c'è una settima fase che fa un po' da raccordo a tutto quanto, dove c'è una manutenzione e monitoraggio del modello in ognuna di queste fasi. Fondamentalmente, lo diceva Sergio prima, quando ChatGPT pubblica una nuova versione del software, di fatto rivede ognuna delle fasi di questo sistema affinché siano più performanti e siano più vicine a quelle che sono le richieste dell'utente. Vi faccio un esempio. Questa è un'applicazione che io uso abbastanza a casa, ho un figlio di quasi 5 anni, si chiama Breakit, ti consente di buttare tutti i mattoncini Lego sul tappeto, inquadrare i mattoncini Lego con la telecamera e quindi del cellulare, quindi il software fa un'analisi di tutti i mattoncini che sono a tua disposizione, e poi ti riesce a dare, sulla base di tutti i mattoncini che ha visto che sono in tuo possesso quel modello, le possibilità di elaborazione, quindi ti dà le istruzioni per comporre un modello di Lego piuttosto che un altro. Di base questo è un meccanismo di machine learning in cui l'applicazione apprende sulla base di un modello che già ha in pancia una situazione di contesto, cioè Lego a mia disposizione, e mi fornisce delle soluzioni sulla base di quella che è la mia richiesta. Se voi sostituite in maniera veramente molto astratta, molto brutale, però diciamo per capirci, i mattoncini Lego con qualunque altro tipo di contenuto, di base il meccanismo è abbastanza simile. Le applicazioni di machine learning funzionano in questo modo. Lo dicevamo un attimo fa, ci sono delle implicazioni che è bene guardare sin da subito rispetto a questo meccanismo di funzionamento. Una è il diritto d'autore. Risposta breve: è possibile utilizzare le immagini o qualunque creazione fatta dall'intelligenza artificiale? Assolutamente sì. Cioè, qualunque cosa venga fuori da una richiesta, da un prompt fatta con l'intelligenza artificiale, chiunque la può riutilizzare come meglio crede, non è coperta dal diritto d'autore. La ragione per cui non lo è va fatta risalire soprattutto a questa foto qui, è una foto famosa, è una foto di Wikipedia, ve la racconta bene, è una foto, è un autoscatto di un macaco, funziona che un fotografo professionista era in vacanza da qualche parte, dà la sua macchina fotografica a questo macaco che si scatta un selfie. Selfie viene così bene che in un concorso di fotografie vince il primo premio. A quel punto si pone il problema d'autore, cioè a chi appartiene quell'immagine? Appartiene al fotografo che ha dato la macchina fotografica al macaco? Appartiene al macaco? Appartiene a chi ha prodotto la macchina fotografica? C'è un dibattito anche normativo, e dove sostanzialmente si definisce che il diritto d'autore, cioè i diritti intellettuali dell'opera, presuppongono che l'opera sia sviluppata da una persona. Qualora non è sviluppata da una persona, la faccio veramente molto breve, quell'opera si intende libera da copyright. E di fatto è un po' quello che avviene con le intelligenze artificiali, cioè nel momento in cui io chiedo a qualunque software di intelligenza artificiale di generare un'immagine, quell'immagine non è un collage di altre immagini, ma è una produzione originale del software, acquisita un po' come le persone, gli artisti, quando apprendono le modalità di sviluppo di un'opera. Non so se vi è mai capitato nei musei di vedere, diciamo, gli scritti dei primi anni di storia dell'arte che vanno a copiare i quadri per apprendere il modo in cui quel pittore ha realizzato quell'opera. Allo stesso modo, le intelligenze artificiali, grazie ai sistemi di machine learning, hanno appreso un modello di sviluppo di quell'opera e sono in grado di generarne una fondamentalmente originale.
Quindi se io chiedo in questo caso a un software che si chiama FreePic di un prompt in cui gli chiedo mi fai un orso polare con lo stile cubista, lui mi realizza questa immagine qui che somiglia a un'immagine di Picasso, ma evidentemente non è copiata da un'immagine di Picasso. Cioè lui ha preso sulla base di tutte le immagini dello stile cubista com'è che possono essere rappresentate e ha fatto un incrocio tra un orso polare e quello stile di pittura e realizza questa immagine. Evidentemente siamo soltanto all'inizio di tutto questo. Cioè, il punto è che qui il copyright di tutte le immagini da cui l'intelligenza artificiale apprende viene fondamentalmente superato. Contestualmente i diritti d'autore sulle immagini che vengono generate viene superato. Evidentemente, come è successo in passato, nel momento in cui sono arrivati grandi innovazioni tecnologiche, le macchine fotografiche digitali, le stesse macchine fotografiche daguerrotipi dell'Ottocento, piuttosto che l'evoluzione dei stili di pittura, il diritto d'autore è costantemente, diciamo, sollecitato dall'innovazione tecnologica e in questo caso è verosimile aspettarsi che di qui a un po' questa sollecitazione porterà a novità in questo ambito. Per esempio, si attende una sentenza molto interessante dove il New York Times ha fatto causa ad OpenAI, cioè la società che gestisce ChatGPT, cioè qui fondamentalmente chiede un risarcimento di diritto d'autore sugli articoli da cui ChatGPT ha preso e quindi è in grado di restituire rispetto ai prompt degli utenti soluzioni basate su quel patrimonio informativo. Non si sa quello che verrà di qui a un po', e sarà interessante andare a vedere com'è che questa cosa evolve. Anche i tentativi di normativa, lato americano, che sono i primi, così come l'AI Act europeo, più o meno contempla questo genere di situazioni, vedremo come ci si andrà a organizzare. L'altro tema centrale è quello della privacy, evidentemente, cioè ovviamente tutto quello che avviene all'interno delle intelligenze artificiali resta nel quadro normativo già definito. Noi abbiamo il GDPR, il Regolamento Europeo sulla materia dei dati personali, e tutto quello deve essere rispettato. Però la cosa veramente molto, molto importante da definire sin d'ora, soprattutto per chi approccia per la prima volta a questi strumenti, è che nel momento in cui chiedo a un'intelligenza artificiale di generare qualcosa, devo stare attentissimo a non inserire dati personali nella finestra di ricerca. Cioè, per esempio, io qui a Google Gemini ho chiesto, posso scrivere qui dati personali? E lo stesso Gemini mi mette in guardia e mi dice, guarda, è meglio che tu non lo faccia per una serie di ragioni. Peraltro, questa cosa è molto ben definita nell'informativa della privacy di tutti questi sistemi, con l'evidente limite più o meno comune a tutti di pigrizia che nessuno se ne va a leggere. Quindi, di base, insomma, si mette in guardia da questo genere di situazioni. È veramente molto importante, lo dico soprattutto a chi di voi inizia a sperimentare con questi sistemi, stare attentissimi a non compromettere il tema della privacy dei dati personali che gestiamo, lo dico per chiunque, ovviamente più come pubblica amministrazione. Guardiamo un po' più da vicino una particolare tipo di tecnologia di intelligenza artificiale, cioè la generativa, e andiamo a vedere bene cos'è che sa fare. Cioè, ci sono delle funzionalità che in questo momento le intelligenze artificiali sono in grado di gestire particolarmente bene. Leggono benissimo, leggono molto velocemente, scrivono bene, noi lo utilizziamo spesso anche per le cose che facciamo. Riescono a sostenere conversazioni più o meno articolate anche in più lingue. Sono in grado di fare delle ottime grafiche come quelle che abbiamo visto prima e sono in grado di qui a un po', considerate che molti di questi sistemi ancora sono in beta, però di qui a un po' probabilmente l'ulteriore ondata di AI generativa sarà molto concentrata sull'evoluzione video, perché già le cose che si vedono sono molto incredibili, e sono estremamente brave a scrivere codice. Cioè nel momento in cui chiedi a un'intelligenza artificiale di svilupparti particolari tipi di applicazioni, loro lo fanno abbastanza bene, con un risparmio di tempo decisamente importante anche per chi solitamente guardate, a questo punto, per andare a vedere un po' più da vicino com'è che funziona nel concreto, noi abbiamo provato a prendere due strade. In una prima parte proviamo a vedere l'intelligenza artificiale generativa integrata nelle attività organizzative, e nella seconda proviamo a guardare la produttività per le singole persone. Guardando alla prima, proviamo a capire come l'intelligenza artificiale generativa può essere integrata
in un ciclo di lavoro, può essere integrata all'interno di un'organizzazione, quindi può essere ingranaggio di una di soluzioni più complesse. Vi facciamo una serie di esempi. Uno di quelli che ci è piaciuto di più è quello dell'INPS, che è attivato per tempo, insomma, ci lavorano già da qualche anno, una serie di iniziative sull'intelligenza artificiale. Secondo me, uno che racconta meglio com'è che funziona, com'è che può essere integrata all'interno di un'organizzazione e di un'amministrazione, la gestione delle PEC. Considerate che INPS, soprattutto dalla pandemia in poi, riceve una quantità incredibile di posta elettronica certificata, e qui bisogna dare risposta. Quindi questa posta elettronica certificata deve, tutte queste PEC devono innanzitutto essere lette da qualcuno, classificate e inviate a qualche operatore che possa essere in grado di gestirla. Fino a un po' di tempo fa, questo qualcuno che leggeva tutte le PEC e le affidava una coda piuttosto che un'altra, erano una serie, uno staff di persone che si andavano, in maniera anche piuttosto noiosa, suppongo, a leggere tutte le singole mail e quindi le smistavano nei vari uffici. Adesso questa attività viene svolta da un'intelligenza artificiale, chiaramente addestrata a svolgere questo lavoro, costantemente raffinata, perché suppongo che così come ci sono delle novità normative, delle novità rispetto alle attività presidiate da INPS, varino i testi delle mail che ricevono e quindi le risposte che devono avere, però tutta questa parte qui viene ormai gestita in automatico da un'intelligenza artificiale generativa. È interessante andare a vedere quello che racconta Vincenzo Di Nicola, che è la persona che si è occupata di tutta questa attività, di questa nuova attività di INPS sul lato dell'ICT, dove lui racconta quali sono i risparmi in termini di lavoro che sono riusciti a realizzare grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Lui parla di un risparmio tra le 3.000 e le 4.000 giornate di lavoro per anno. Quindi considerate quanto davvero il beneficio anche in termini di gestione possa essere enorme. Chiaramente quelle persone sono state ricollocate su attività meno logoranti, è più a valore aggiunto, nel senso che se un'intelligenza artificiale può fare rapidamente queste cose, è opportuno che le intelligenze di altro tipo si occupino di cose più interessanti. E guardate, trovate tutto descritto molto nel dettaglio su questa pagina di INPS, di cui chiaramente tornerò a parlare anche più avanti, perché le iniziative di INPS sono tante e sono molto interessanti. La scrittura dei testi, chiaramente noi abbiamo fatto un taglio rispetto agli esempi che riguardano soprattutto le pubbliche amministrazioni. C'è un'iniziativa veramente interessante nel comune di Trento, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, dove c'è una prossimità territoriale. La Fondazione è a Trento, quindi il comune lavora spesso con questo polo tecnologico. Chiaramente il comune di Trento, come tutti gli altri comuni, ha uno sportello online attraverso cui i cittadini possono svolgere molti servizi, e da un po' di tempo a questa parte alcuni di questi servizi sono la scrittura, cioè nel momento in cui l'utente approccia al servizio, questo servizio può essere guidato, cioè la scrittura del testo viene guidata attraverso un software di intelligenza artificiale dal nome molto grazioso, si chiama Simpatico. È un progetto europeo che fondamentalmente offre una guida passo passo con le istruzioni di compilazione, semplifica le frasi. Immaginate di dover fare, io ho fatto l'anno scorso, la CILA per i lavori a casa. Cioè, se non fai, diciamo, l'architetto, l'ingegnere o geometra di mestiere, scrivere quel testo è oggettivamente molto molto complicato, però un'intelligenza artificiale che passo passo ti guida nella compilazione di quel testo diventa molto molto più semplice, anche perché l'intelligenza artificiale è in grado di andare a pescare delle informazioni più o meno certe e restituirle all'utente. E in più offre una sorta di cruscotto sulla visualizzazione dell'intero iter burocratico. Ci interessa particolarmente come funziona in termini di replicabilità, cioè di fatto qui c'è l'utente che chiede attraverso il sito del Comune di Trento, che vi mostravo prima, una serie di attività, e l'intelligenza artificiale viene fatta all'intelligenza artificiale. Chi gestisce questo software da parte del comune indica una serie di fonti che possono essere la normativa, la modulistica, le PAC online o qualunque altra fonte certificata che dia all'intelligenza artificiale la certezza della fonte. Quindi a quel punto, quando l'utente inizia a scrivere, si può basare su informazioni certe, e i suggerimenti che gli arrivano, chiaramente con un'attività di training e di raffinamento, si può ipotizzare che le informazioni siano quanto più certe possibile.
Quindi la cosa interessante è che questo stesso software, facendo base sulla stessa documentazione del comune di Ostuni, funzionerebbe allo stesso modo. Quindi spostare, riconvertire questa applicazione in altri contesti dovrebbe essere particolarmente semplice. Bene, astratto, poi in concreto sono cose un po' più complicate. La I generativa per conversare i cittadini, ve l'accenno soltanto perché c'è l'intervento di Maurizio Gombori a CSI Piemonte della scorsa settimana, che ci ha parlato a lungo di Camilla, che è un software di interazione con gli utenti. E questo era un taglio molto rapido. Alcuni esempi di come le intelligenze artificiali possono essere di supporto all'interno di un ciclo di produzione, di un ciclo di attività già ben assestate, dove l'intelligenza artificiale, sulla base delle riflessioni che abbiamo fatto all'inizio, cioè la sua capacità di leggere, di scrivere, di analizzare, può essere ben integrata. Di contro c'è un altro meccanismo attraverso cui l'intelligenza artificiale ci può aiutare particolarmente, della produttività personale, cioè quello che facciamo noi davanti al computer ogni giorno. Quindi proviamo a guardare alcuni dei software che abbiamo utilizzato, mantenendo questa, cioè rispetto ai criteri di selezione dei software abbiamo fatto questa riflessione, cioè innanzitutto parliamo di cose che abbiamo già utilizzato noi ogni giorno al lavoro. Vi parliamo di software gratuiti, nel senso che è possibile utilizzare questi software semplicemente loggandosi col proprio account, almeno le versioni di cui vi parliamo sono quelle gratuite. E chiaramente abbiamo fatto degli screenshot con la piena consapevolezza che non esiste nulla di più noioso che vedere qualcuno che opera sul tuo schermo condiviso, che scrive, che fa errori di ortografia come quelli che farei io. Quindi abbiamo fatto screenshot di tutto e vi raccontiamo. Ve le raccontiamo in sequenza. Tra l'altro, queste slide, come dicevamo all'inizio, sono già pubblicate, quindi tutto quello che vedete lo potete andare a rivedere nel PDF e delle slide. Abbiamo usato Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google. Vi racconto questa perché è quella che conosco meglio, ma tutto quello che diremo vale più o meno per qualunque altro software di generazione di testo. Vi faccio degli esempi. Una notizia, come fare una notizia? Io in Camera Caritatis, in qualche modo, vi posso dire che ormai sono mesi che non parto da un foglio bianco quando devo scrivere qualcosa, cioè di fatto chiedo all'intelligenza artificiale di scrivermi una prima bozza, me la sposto sull'editor e poi ci lavoro. Di base ormai nella maggior parte dei casi lavoro così, quindi in questo caso se Sergio Tano mi chiedesse di scrivere una notizia come è andato Forum PA 2024, che si è concluso un po' di tempo fa, e io chiedo all'intelligenza artificiale di farmi un paio di cartelle su questa cosa, mi scrive una bozza e la posso raffinare. Posso chiedere nel momento in cui, perché lo diceva bene Sergio prima, è una conversazione sulla base del testo che ho, posso chiedere di raffinarlo e di chiedere di dirmi in maniera un po' più specifica qual è stato il ruolo del format, e quindi la notizia viene modificata sulla base della sollecitazione. Nella stessa conversazione posso dire: guarda, io non questa notizia non è un testo, la devo pubblicare, quindi me la scrivi in HTML, lui me la converte in HTML, quindi mi fa saltare un passaggio, e in più aggiunge qualcosa, nel senso consapevole che l'HTML finirà online, mi dice: ho aggiunto l'HTML, ho aggiunto l'immagine di presentazione, ho inserito una call con un link per incoraggiare la partecipazione a Forum PA, ho ottimizzato il testo per i motori di ricerca utilizzando parole chiave pertinenti. Quindi fa tutta una serie di ragionamenti ulteriori rispetto a quello che era l'input iniziale per raffinare al meglio quella che era la mia richiesta. È molto molto comoda per la sintesi di documenti. Ad esempio, questa è una pagina di un sito che gestiamo, si chiama opendoc.it, io gli do il link e gli dico: guarda, mi fai una sintesi rapida, quindi non devo andarmi a leggere le quattro cartelle che compongono quella pagina, magari per capire prima se è davvero interessante mi faccio fare una prima analisi. Ugualmente funziona bene quando si parla di pagine in inglese. Cioè, se sul sito di Open Government Partnership voglio capire qual è il suo approccio, diciamo, sono madrelingua italiano, mi potrei leggere la pagina in inglese, però è un po' più lunga, gli chiedo di farmi una sintesi, di farmela in italiano, gli posso anche chiedere farmela di mezza cartella, di due cartelle, e l'intelligenza artificiale è in grado di restituirmela. Funziona ugualmente bene sui PDF. Provate a immaginare documenti redatti in PDF molto molto lunghi, tipo i report, le analisi. Questo link porta un documento che abbiamo pubblicato noi un po' di tempo fa, dove si racconta l'esperienza di un progetto che si chiama Fare Governo Aperto. Lui mi fa una sintesi di un documento, parliamo di 112 pagine, se non ricordo male, e lui mi fa una sintesi di una cartella e mezza in cui mi dice: e ci c'entra, l'abbiamo scritto noi, quindi diciamo, ho consapevolezza di
dei contenuti e sono estremamente centrati. Ugualmente posso chiedergli, guarda, sempre nella stessa conversazione, mi dici dove all'interno di questo documento si parla di questo software che è Decidim? Lui mi dice sì, il documento è menzionato, è a pagina 4, ti racconta com'è che funziona, in particolare il documento rispetto a quello che mi hai chiesto dice questa cosa, quest'altra e quest'altra ancora. Quindi, ancora una volta, provate a immaginare quanto tempo si risparmia utilizzando questi sistemi quando, ad esempio, bisogna fare benchmark su iniziative diverse, oppure si sta iniziando con un progetto e raccoglie molto, molto materiale e grazie a questi sistemi puoi avere delle sintesi molto puntuali di quello che succede. E nel modo in cui utilizzare questi sistemi, davvero, perché noi siamo abituati ai comandi delle applicazioni, cioè diciamo di fare una cosa e poi passiamo a un comando successivo. In questo caso è utile immaginarsi come conversazioni, quindi inizi a chiedergli qualcosa, poi gli chiedi qualcos'altro, qualcos'altro ancora e si va per raffinazioni successive. Molto comodo, io lo uso molto per questo, per farmi dare le formule dei fogli di calcolo, cioè ti dico, questa è chiaramente una formula molto banale, mi scrivi la formula di Excel per fare la media e lui mi dà la formula e mi dice com'è che funziona. Magari è una richiesta più complessa, cioè gli dico, guarda, mi fai su Excel come faccio a trovare la corrispondenza tra valori che si trovano su due formule, due colonne diverse, il classico cercavert. Però lui mi dice, guarda, hai due strade, c'è cioè la formula 6, c'è cioè il cercavert, lo puoi fare così, mi dà la sintassi che io posso copia e incollare sulla barra di Excel e risparmio un passaggio, soprattutto per quelle formule che ancora non conosco. Al momento non esiste ancora nulla, almeno di quello che uso io, dove tu gli dai il foglio di calcolo e lui da solo ti fa dei ragionamenti, ti dà dei grafici. Google sta facendo qualcosa di simile, vedo che su Google Doc quando faccio operazioni ripetitive lui mi dà i suggerimenti su quella che è la successiva, però ancora di qualcosa di molto approfondito su questo non esiste. Però è interessante, sempre parlando di Gemini, il modo in cui si possono generare dei modelli. È molto, come dicevamo prima, è molto forte guardare software, quindi se io gli chiedo un modello di privacy, lui me la dà rapida e io poi lo posso customizzare come voglio. Da un po' di tempo a questa parte, sempre Gemini ha introdotto le tabelle di confronto, cioè io posso chiedergli, guarda, quali sono i migliori software per la partecipazione online? Mettimi in tabella e nella tabella mettimi link. Lui mi crea una tabella e mi dice, il software è Zoom, le funzionalità principali sono queste, i punti di forza e il link alla piattaforma. È interessante, soprattutto quando le cose diventano un po' più complesse, la possibilità di esportare tutte queste informazioni come se fosse un foglio di calcolo. Quindi io gli posso fare una richiesta, esporto la tabella, me la lavoro sul mio software e quindi davvero in termini di tempo si risparmia moltissimo. I video su YouTube, sapete che Gemini nel caso è collegato, è sempre di Google, YouTube è di Google e fa questa cosa che è veramente estremamente comoda, soprattutto nel caso di commenti molto lunghi, gli dai il link al video di YouTube e lui ti dà una sintesi molto breve di tutto quello che si è detto, chiaramente fa base sulla sbobbinatura automatica del testo che c'è sotto il video di YouTube. Tutto questo perché Gemini funziona nell'ecosistema di Google, quindi io sulla mia versione di Gemini gli dico guarda, aggancia questi sistemi, le mappe, YouTube, Google Workspace, quindi è sostanzialmente la suite per l'ufficio di Google, i voli e tutto il resto. Sono modelli. E secondo me questa cosa è interessante in questo momento, sono modelli nel senso che c'è ChatGPT che in questo momento è una sorta di coltellino svizzero per qualunque cosa, mentre dall'altro lato Google con Gemini e Microsoft con Copilot, avendo già un ecosistema consolidato, Google da un lato e Microsoft dall'altro, integrano le funzionalità di intelligenza artificiale all'interno dei propri software, però di base la restrizione è la stessa. Altri nei 5 minuti che mi restano, giusto Minchi? Meno, no? Hai 7 minuti. Ok, nei 7 minuti che mi restano, vi racconto qualche altro sistema di intelligenza artificiale, ad esempio molto molto comodo, io lo uso abbastanza per andare a guardare una sorta di rassegna stampa personalizzata, questo software che si chiama Feedly, nato come software di lettore dei feed RSS, evidentemente adesso integra delle funzioni di intelligenza artificiale ed è in grado di, tu gli dai una serie di riferimenti che possono essere di feed RSS, degli account Twitter, dei video su YouTube, via discorrendo davvero qualunque fonte, e gli dici guarda, io vorrei ogni settimana una sintesi di tutto quello che è successo sull'open government, piuttosto tutto quello che succede su
i fondi strutturali che riguardano l'agricoltura, piuttosto che, cioè, gli dà delle indicazioni. E lui ti dà come dei digest, come delle piccole sintesi, con cadenza settimanale, giornaliera, chiaramente lo decidi tu, e ti dà e ti permette di seguire un discorso complesso facendoti delle sintesi molto puntuali. Questa versione, a differenza delle altre, mi sa che questa parte si paghi, non mi ricordo, tipo, sono tipo 6 euro al mese, qualcosa di simile. Però è interessante andare a vedere come le rassegne stampa diventano molto, molto semplici in questo momento. Rapidissimi, l'ultima parte sul software per generazione delle immagini, anche qui ce ne sono migliaia, Midjourney, Dall-E, insomma, ce ne sono un sacco. Io uso molto Freepik, che non è, a differenza degli altri, è gratuito, però funziona in questo modo, cioè ti dà un tot di gettoni al giorno e credo che sia una ventina di prompt. Tu gli dai i prompt, va a scalare, a fine giornata si azzera per poi aggiornarsi al giorno successivo. Diciamo, non è illegale dire che se usi due account diversi raddoppi il numero di gettoni a tua disposizione in gioco. Penso è un trucco facile. Funziona in questo modo. Io gli chiedo, guardate, io ho tutte le immagini, anche per una questione di trasparenza, tutte le immagini che genero con l'intelligenza artificiale, in basso ci metto questa specie di disclaimer, cioè il software che ho utilizzato e il prompt che l'ha prodotto. E in questo caso gli chiedo un treno a vapore su una strada inclinata. Di base, di solito mi regolo in questo modo. Le intelligenze artificiali funzionano bene con la lingua inglese, quindi io parto dall'italiano. Il mio inglese, diciamo, è decente, quindi chiedo al traduttore di farmi, parto dal prompt in italiano, chiedo di tradurmelo in inglese, e anche meglio, chiedo spesso a Gemini di tradurmi in inglese il prompt con la piena consapevolezza che sia un prompt, quindi lui già nella traduzione inglese che mi dà prende tutti quegli accorgimenti che genereranno un prompt più simile a quello che mi interessa. E solitamente la faccio funzionare in questo modo, quindi parto dall'italiano, la raffino in inglese e poi da quello che mi dà Gemini lo inserisco nel software che dicevo prima. Faccio un esempio, questo è una notizia pubblicata qualche tempo fa sul sito del Formez, questa è l'immagine di commento. Potrei prendere i temi trattati dalla news, inserirli come prompt nell'intelligenza artificiale, quindi persone giovani che su un background blu che camminano, e lui mi dà una serie di immagini di questo tipo. Io scelgo la prima, che è quella che mi interessa di più, la raffino, chiaramente se vedete, insomma, un po', ci sono delle cose che non tornano, perché comunque è un'immagine generata, e la posso andare a sostituire. Ugualmente posso utilizzare un sistema che mi diverte da morire, che si chiama Sketch to Image. Io gli do lo stesso prompt e poi faccio un disegno simile al disegno che farebbe mio figlio, cioè disegno delle robe, faccio una casa con i classici disegni e ci posso anche appiccicare delle piccole immagini, e l'immagine che lui traduce, cioè io parto dall'immagine a sinistra, nell'immagine a destra, diciamo che decisamente più degna, lui riparte sulla base del prompt che gli ho dato, parte dalle stesse considerazioni e mi genera qualcosa di già graficamente accattivante. Posso anche fare un upscale, cioè posso chiedere, partendo da un'immagine, posso chiedere al software di migliorarla. Guardate com'è diversa, come ci sono i classici casini che conviene l'intelligenza artificiale, che ci mette tre gambe ad alcuni, sono quelle tipiche cose con le mani, fa sempre casino, ci aggiunge un braccio, però già così migliora abbastanza. È interessante il meccanismo, cioè tu chiedi delle cose, lui ti fornisce varie soluzioni, gli indichi quella più conforme a quello che avevi in testa e poi di lì si va per raffinazioni successive. Con la grafica tendenzialmente funziona così. Da un po' di tempo a questa parte, Freepik, ma anche altri, hanno aggiunto questa roba qui che credo in gergo si chiami chips, dove lui ti dice, sulla base del prompt che gli hai dato, vedete quelle parti sottolineate con i puntini? Io se clicco lì, lui mi dice, cioè in questo caso mi ha dato una locomotiva a vapore classica, però cliccando lì mi dà delle soluzioni alternative, mi dice vuoi un treno moderno, vuoi un treno colorato in maniera diversa, vuoi che sia al tramonto, vuoi che sia all'alba, vuoi che sia in una situazione, cioè tutto quello su cui può operare mi dà delle soluzioni preconfezionate attraverso cui è più facile arrivare a quelli che mi interessano.
Tutti i software di cui abbiamo parlato e anche altri, per comodità, li abbiamo messi in questa tabella finale, cioè abbiamo parlato di Gemini per la generazione di testo, ma più o meno fanno le stesse cose anche ChatGPT, Copilot di Microsoft, Perplexity AI, che è una cosa molto simile, che però ha la caratteristica di dare i link puntuali rispetto alle fonti che prende, quindi davvero è una buona evoluzione dell'idea di generazione di testo con l'intelligenza artificiale. Ugualmente, io ho usato FeePic per le immagini che abbiamo visto, ripeto, gratuito con sistema gettoni. Mi capita di usare spesso Leonardo AI, che è uguale, è un generatore di immagini, però c'è da lì, c'è Canva e ce ne sono altri. Le slide che abbiamo appena proiettato le trovate già condivise sulla pagina di Eventipia che abbiamo linkato prima. Grazie a tutti, passo la parola a Michela per la parte successiva. Grazie mille Gianfranco, perfetto, stai nei tempi proprio, hai spaccato il minuto. E grazie Erano mille, 104 do slide, quindi diciamo, aspetta, è stato un record notevole. la parola a Mina Elefante, responsabile per la transizione digitale della Regione Puglia, e nel frattempo Gianfranco, se vuoi dare un occhio alle domande e risposte e rispondere o puntualmente per iscritto, oppure ne riparliamo alla fine degli interventi. Grazie Mina, a te la parola. Grazie Michela, e grazie innanzitutto per l'invito e saluto tutte le colleghe e colleghi collegati. Ovviamente mi riaggancio rapidissimamente a quello che diceva Gianfranco sulla produttività personale e sul fatto che ho fatto grande uso della produttività, degli strumenti di produttività personale per generare tutte le immagini della mia presentazione e parte dei filoni che ho rappresentato. Ovviamente per quanto riguarda il parlato, come ha detto Sergio in una risposta nella chat, utilizziamo l'intelligenza empatica, quindi tutto quello che racconterò è frutto delle attività che stiamo portando avanti in Regione Puglia. Detto ciò, vi racconto rapidamente quello che è l'esperienza di Regione Puglia con l'intelligenza artificiale e nello specifico con il centro di competenza regionale sull'intelligenza artificiale. Abbiamo realizzato, fine dello scorso anno, la Giunta regionale ha istituito un centro di competenza regionale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione regionale. L'obiettivo di questo centro qual è? Il centro si porta dietro una serie di mission, quindi sicuramente uno dei primi obiettivi è quelli di adottare delle linee guida, cioè fare in modo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle PA del territorio regionale venga in qualche modo guidato verso un utilizzo etico, verso un utilizzo trasparente, verso un utilizzo che garantisca la sicurezza dei sistemi che si vanno a realizzare. Bisogna fare in modo che venga favorita anche l'equità di tutti i sistemi che andiamo a gestire e ovviamente altro aspetto non molto da non trascurare è quello di stimolare all'interno delle PA un utilizzo dell'intelligenza artificiale soprattutto per far sì che vengano risolti tutte quelle problematiche che spesso, come diceva il collega alla fine, portano via del tempo agli utenti, ai colleghi della pubblica amministrazione. Altro aspetto importante è quello dello studio, cioè parliamo ormai sempre di tecnologie dell'intelligenza artificiale, però servirebbe, e soprattutto nelle grandi realtà, ma anche nelle piccole pubbliche amministrazioni, uno studio di quelle che sono le tecnologie, cioè prima di capire qual è la tecnologia da adottare, abbiamo visto Gianfranco che ne ha elencate tantissime, però oggi questa rappresentazione ci dà già una guida su questo l'ho sperimentato, questo funziona meglio di quest'altro, questo è più facile, questo è gratuito, questo è open, questo è a pagamento. Quindi avere un gruppo, un team che si occupi anche dello studio di questi aspetti è sicuramente fondamentale. Stessa cosa mi aggancio a quello che è il monitoraggio, cioè capire che cosa stanno facendo le pubbliche amministrazioni della Regione Puglia. Cioè chi ovviamente non possiamo guidare e bloccare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non possiamo bloccare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma possiamo in qualche modo dare indirizzi, monitorare quello che si sta facendo in tutte le altre realtà del territorio. Quindi avere anche un quadro di quello che le altre pubbliche amministrazioni fanno e poterlo poi andare a diffondere all'interno del centro e all'interno di tutti coloro che vi partecipano è sicuramente fondamentale.
Il selezionare gli strumenti, ne ho parlato poco fa, quindi la possibilità di, in un panorama di tante tecnologie, individuare quali sono quelle più adatte a quelle che sono le esigenze. Ma altro aspetto, vabbè, la comunicazione un po' si porta dietro tutto quello che vi sto raccontando fino adesso, ma altro aspetto fondamentale è anche la formazione, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non è così banale, nel senso che ci sono strumenti che sono semplicissimi da utilizzare, ma nel momento in cui parliamo di un'IA da integrare in processi molto più complessi all'interno della pubblica amministrazione, sicuramente è necessario anche capire come questi strumenti devono essere utilizzati. Detto ciò, il centro come è organizzato? Il centro è organizzato, nasce come una rete di collaborazioni all'interno della Regione Puglia. Quindi all'interno del centro abbiamo, oltre ai rappresentanti di Regione Puglia, abbiamo la nostra in-house tecnologica Innova Puglia, abbiamo il Consiglio regionale. Poi abbiamo un rappresentante di tutte le università del territorio regionale, quindi ovviamente quando parliamo di intelligenza artificiale non possiamo sganciarla dal concetto anche di ricerca, nel senso di innovazione e di evoluzione in questo settore. E non ultimo, ultimo ma non ultimo, abbiamo la presenza di Agid, che visto anche l'importante ruolo che ricopre nell'ambito dell'intelligenza artificiale. E abbiamo la possibilità e l'onore di poter avere un rappresentante di Agit all'interno del centro di competenza regionale. Aspetto molto importante è la multidisciplinarietà del team, perché vi farei un esempio non per giustificare la multidisciplinarietà, ma forse per comprendere meglio il perché è importante avere un team multidisciplinare. Quando parlo di team multidisciplinare sto dicendo che i vari rappresentanti non sono tutti esperti di machine learning, ma abbiamo esperti di giuridici, esperti di etica, esperti normativi, cioè abbiamo un panorama di esperienze, di contesti e di settori coperti che in qualche modo permette al centro di poter operare in maniera trasversale. A questo aggiungiamo anche la presenza di tutti quelli che sono gli ambiti regionali a livello di dipartimento, quindi dallo sviluppo economico piuttosto che il welfare, piuttosto che altri, e la mobilità, insomma, un po' tutti gli aspetti che vengono, i cui esperti vengono coinvolti di volta in volta nel momento in cui c'è questa la necessità di approfondire un ambito specifico. Vi stavo raccontando prima il perché è importante avere una rete e un team multidisciplinare. Leggevo un po' di tempo fa la realizzazione di un progetto in ambito di intelligenza artificiale sugli aspetti legati alla mobilità. Quindi sono stati utilizzati degli algoritmi di machine learning per andare a individuare all'interno di un territorio comunale il percorso migliore che bisognava effettuare e quindi come andare a modellare il piano urbanistico. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha tirato fuori. Stiamo parlando di banalissimi algoritmi di machine learning, ha tirato fuori percorsi migliori, percorsi che hanno sicuramente snellito il traffico, ma che si sono portati dietro una serie di problematiche legate a problemi tipo il non considerare quelli che erano gli aspetti e le esigenze commerciali presenti in quelle strade, piuttosto che le zone residenziali che volevano avere meno traffico, insomma, una serie di aspetti che hanno ovviamente messo in crisi quello che era il modello utilizzato. È chiaro che il modello ottimo poi è stato ottenuto grazie alla collaborazione di altri esperti, quindi di urbanisti piuttosto che di esperti che sono occupati della parte sociologa legati appunto agli aspetti legati al commercio e cose varie e aspetti di questo tipo. Quindi, in qualche modo, il team multidisciplinare oggi si porta dietro tutte quelle che sono le competenze che danno la possibilità di guardare le cose con un'ottica diversa, in un modo diverso, o meglio, da un punto di vista differente. Questo ci dà la possibilità quindi di coprire tutti quelli che sono gli ambiti che poi ricadono all'interno di uno specifico progetto. Detto ciò, ci spostiamo un attimo in quello che poi sono gli aspetti che riguardano più Regione Puglia. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dal punto di vista operativo, Regione ormai lavora già da tanto tempo con l'intelligenza artificiale e oggi è facile dirlo, ma ieri si chiamava machine learning, oggi si chiama intelligenza artificiale perché
ricomprende anche il machine learning, però ormai sono decenni che le pubbliche amministrazioni utilizzano algoritmi per ottimizzare i processi piuttosto che per sistemi di supporto alle decisioni, piuttosto e non ultimi sono i famosi assistenti virtuali che si basano su una serie di algoritmi piuttosto che su una serie di risposte e danno le risposte agli utenti che chiedono le informazioni. Ma ovviamente qual è il problema di tutto questo? Il problema di tutto ciò sta un po' alla base del machine learning, che non riprendo perché l'ha trattato il collega prima di me, quindi diciamo il machine learning ha bisogno, per poter essere addestrato, gli algoritmi machine learning ha bisogno di dati, grandi quantità di dati, ma soprattutto di dati di qualità. Perché? Perché ovviamente se il dato non è di qualità, l'informazione, l'opzione, il risultato, le scelte che vengono proposte dall'intelligenza artificiale possono non essere quelle che ci aspettiamo. Nel 2016, se non ricordo male, 16-17, la Microsoft mise in produzione un bot su Twitter, Tai, che nel giro di poche ore si autoaddestrò leggendo quelli che erano i post presenti su Twitter, sull'attuale X, all'epoca Twitter. E dopo poco tempo il bot fu in grado di scrivere in maniera automatica dei post che erano totalmente fuori da una logica umana, post che erano spessissimo, che portavano dentro concetti legati alla rabbia, concetti legati alla rissa, concetti legati ad aspetti che il bot aveva acquisito automaticamente da una rapida lettura che aveva fatto degli ultimi post che erano stati messi a disposizione. Insomma, per farla breve, nel giro di poco meno di 24 ore il bot fu rimosso da internet, da Twitter. Che cosa voglio dire? Voglio dire banalmente che è fondamentale capire quali sono i dati su quali andiamo ad addestrare la nostra intelligenza artificiale. E alla luce di questo ho fatto questa premessa per, come sempre, non per giustificare quello che stiamo facendo, ma per motivare in maniera più appropriata quello che è il concetto di dati e di qualità di dati all'interno di una pubblica amministrazione. Come Regione Puglia ci siamo già attivati un paio di anni fa con lo sviluppo di un sistema, di un DSS CRM unico regionale, cioè è una piattaforma che parla con tutti i sistemi regionali, recupera tramite API tutti quelli che sono i big data disponibili all'interno dei sistemi regionali, dei sistemi regionali, dico bene, compresi i dati non strutturati, quindi immaginate testo, PDF, qualunque tipo di dato presente nei vari sistemi informativi, compreso il documentale, e li porta all'interno di un sistema di supporto alle decisioni. Tutti questi dati vengono destrutturati, quindi noi abbiamo dei dati che sono slegati da quello che sono le relazioni attualmente presenti nei vari sistemi informativi e permettono di essere rielaborati, messi in relazione, quindi creare relazioni con dati che sono inizialmente chiusi in dei silos, ma che poi vengono messi a disposizione della piattaforma per poi essere relazionati tra loro e messi quindi in un contesto più ampio di disponibilità su quello che sarà un sistema di intelligenza artificiale basato appunto su un apprendimento che io definisco controllato, cioè la base dati sul quale andremo a far istruire il nostro modello è una base dati che si porta dietro solo dati regionali, quindi dati la cui qualità è in qualche modo controllata e facendo ciò anche un sistema generativo che si basa su dati totalmente puliti e controllati, abbiamo un'altissima percentuale di possibilità che le risposte siano in linea con quello che ci aspettiamo. Detto ciò, un ultimo aspetto non meno importante è quello di un primo obiettivo che ci stiamo dando, che ci siamo orientati e su cui ci siamo orientati per il centro. Cioè stiamo iniziando a ragionare sulla realizzazione di una sandbox. Praticamente la sandbox non sto qui a spiegare perché molti di voi lo sanno sicuramente meglio di me, ma la sandbox è un ambiente controllato all'interno del quale noi avremo la possibilità di sperimentare
i nostri modelli di intelligenza artificiale, i nostri algoritmi di intelligenza artificiale, e avremo la possibilità di avere questo ambiente sicuro, questo ambiente circoscritto all'interno del quale fare sperimentazioni, avremo la possibilità di ampliare le collaborazioni, avremo la possibilità di innovare, di sperimentare che cosa significa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi regionali e nei sistemi della pubblica amministrazione regionale. Quindi questo significa che avvieremo questa idea di sperimentazione andando un po' a testare senza la preoccupazione di poter fare danni. Ultimo aspetto di questa sandbox è sicuramente il concetto dell'open source, cioè l'indirizzo sul quale ci piace muoverci e orientarci è quello dell'open source. Quindi, oltre ad avere una legge regionale che dà indicazioni in quest'ambito, abbiamo anche un approccio, soprattutto come ufficio RTD, all'utilizzo dell'open source. Questo ci dà la possibilità di prediligere anche in questo settore il codice aperto, gli algoritmi trasparenti. Quindi, per una IA, in maniera, diciamo, lanciando uno slogan, una IA trasparente. Detto ciò, credo di essere rimasto nel tempo. Spero che la situazione non sia questa e io ho chiuso. Grazie Mino, interessantissima questa esperienza perché penso che nel futuro, insomma, pian piano cercheremo di mettere a sistema le esperienze per poterle diffondere, insomma, nelle diverse realtà. Veramente grazie mille. A questo punto do la parola a Margherita Zappatore per raccontarci la sua esperienza di utilizzo dell'IA, nel drafting legislativo. Grazie Margherita, a te la parola. Grazie mille, ringrazio tutta Formex, il presidente, il dottor Talamo per il gradito invito e lo staff. In questo tempo che mi è a disposizione, 15 minuti, cercherò di offrire qualche spunto in relazione alla stesura di atti normativi primari o secondari, ma anche di atti in generale, soprattutto dal punto di vista giuridico, attraverso i software di intelligenza artificiale generativa che tutti noi possiamo utilizzare sui nostri computer o sui nostri cellulari, di cui già chi mi ha preceduto ha in maniera chiara ed efficace dato molti spunti, in particolare ChatGPT o Gemini di Google. Il mio intervento parte con un breve cenno allo stato dell'arte che c'è attualmente a livello mondiale e a livello italiano in relazione alla stesura degli atti normativi nei parlamenti. In particolare, attualmente solo il 10% dei parlamenti di tutto il mondo ha adottato sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività parlamentare e nel 10% di essi solo il 6% la utilizza nel processo di stesura delle leggi. Quindi partendo dalla stesura fino poi all'approvazione. Sebbene questa percentuale sia molto risicata, quasi la metà dei parlamenti mondiali attualmente sta considerando l'assunzione e l'utilizzo di software di intelligenza artificiale interna ai parlamenti nei prossimi 2 anni. Il Parlamento che più di tutti è pioniere in questo settore è quello brasiliano. Il Brasile infatti ha un sistema di intelligenza artificiale molto avanzato. Hanno infatti sviluppato non solo delle piattaforme per la stesura di atti normativi, ma anche una piattaforma che prende il nome di e-democrazia, con la quale riescono a ottenere una consultazione ampia dei cittadini che partecipano iscrivendosi su un software ai processi di scrittura delle leggi. Ma cosa adesso sta accadendo in Italia? Che cosa succede al nostro Parlamento e poi alle pubbliche amministrazioni? Il nostro Parlamento, sia Camera che Senato, è all'avanguardia nel settore dell'innovazione negli ultimi anni perché sta cercando di innovare molte delle fasi di lavoro interne. Lo fa attraverso sistemi di intelligenza artificiale, software, ad esempio, con il sistema di translation, con la trascrizione dei manoscritti, ma anche con il software di riproduzione del resoconto stenografico dell'Assemblea con la trascrizione automatica del parlato. Se infatti attualmente si va a visitare sul sito di YouTube il canale della Camera dei Deputati, ad esempio la diretta del Parlamento, si vede che oltre alla schermata, quindi alla videata relativa all'intervento del deputato, c'è sempre sotto la trascrizione in tempo reale, il che permette non soltanto una maggiore digitalizzazione, ma anche accessibilità a chi non ha la possibilità di sentire appunto l'audio. Per quanto riguarda lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale nell'ambito parlamentare, attualmente sono due gli organi che in particolar modo si stanno documentando e stanno implementando queste tecnologie. Sono il Comitato di Vigilanza sulla Documentazione e l'Intergruppo Parlamentare dell'Innovazione, che proprio recentemente, qualche mese fa, ha pubblicato un report con degli studi che sono stati fatti in questi mesi sull'intelligenza artificiale applicata al drafting legislativo. Attualmente qual è l'uso che se ne fa nel Parlamento? Attualmente, grazie alla introduzione del formato elettronico per la presentazione degli emendamenti, si riesce a numerare in un primo ordine e approssimativo di votazione degli emendamenti, perché gli emendamenti alla Camera dei Deputati, faccio giusto questo breve cenno, sono tantissimi, a volte anche migliaia, e per ordinarli non si può andare a casaccio, ma c'è un ordine da seguire, che è il cosiddetto ordine di Bentham, secondo il quale deve essere approvato prima l'emendamento che è più distante rispetto all'articolo da approvare, quindi parliamo dei soppressivi, per poi avvicinarci ai più vicini, per ordine di economia ovviamente dei tempi, perché se si va ad approvare un emendamento soppressivo di un articolo, è inutile poi continuare a discutere di altri emendamenti che invece lo vogliono modificare. Io qui, visto che mi hanno detto che vi condividevano poi le slide, vi ho messo un po' di materiale di riferimenti normativi circa tutte le regole che attualmente sono utilizzate e sono da utilizzare per chi vuole scrivere delle leggi. Queste valgono non soltanto per gli atti normativi primari, ma anche per quelli secondari e per quelli regolamentari. E le ho condivisi perché? Perché adesso entriamo nell'ambito di questa presentazione, nel vivo dell'oggetto, e cioè io, da dipendente della pubblica amministrazione, che mi trovo a scrivere un documento normativo, che mi trovo a scrivere anche una delibera, che mi trovo a scrivere una raccomandazione, qualsiasi atto, che anche che prescinda dall'atto normativo, dall'emendamento, dall'interrogazione o dall'articolo della proposta di legge, come lo devo scrivere? Ecco, prima di poter utilizzare l'intelligenza artificiale è necessario conoscere le norme che attualmente presiedono il drafting legislativo, e sono norme, quelle che ho elencato qui, di diverso genere. Quindi abbiamo dei regolamenti, abbiamo delle direttive, dei decreti legislativi, ma tutti danno degli elementi molto importanti che noi dovremmo seguire per poter poi formulare il prompt, cioè il comando che andiamo a inserire in un eventuale software di intelligenza generativa come ChatGPT o OpenAI. Quindi ve li ho scritti perché qui potete poi rinvenire dei consigli pratici. E quali sono? Io ne ho messi qui qualcuno per poi andare a vedere degli esperimenti pratici sul campo e poi anche capire come lo posso utilizzare nella pratica. Dobbiamo fare attenzione, ad esempio, a quando scriviamo il titolo dell'atto legislativo, perché molto spesso, nonostante noi inseriamo nel software di intelligenza artificiale il prompt, quindi il comando con cui chiediamo di scrivere un determinato atto, molto spesso il titolo non ci viene scritto. Quindi, nel momento in cui noi formuliamo il prompt, dobbiamo fare attenzione a chiedere anche l'eventuale titolo dell'atto legislativo, di qualsiasi atto che vogliamo scrivere, anche giuridico, e fare attenzione anche al titolo, che non sia muto, cioè un titolo che abbia soltanto dei riferimenti normativi, ma deve in realtà spiegare qualcosa e quindi essere esplicativo. Poi dobbiamo tenere a mente anche degli aspetti generali che sono dell'atto legislativo, ma io direi anche di qualsiasi atto o di qualsiasi prodotto anche comunicativo che vogliamo scrivere, che sia un post, un comunicato stampa, sempre per la pubblica amministrazione o qualsiasi altro prodotto, cioè quello di essere omogenei nella scrittura, quello di essere chiari e sintetici, ma soprattutto fare attenzione nel momento in cui richiamiamo delle disposizioni, se andiamo a derogarle oppure se andiamo a richiamarle nel vero senso della parola, anche per la terminologia. Quello a cui dobbiamo fare attenzione è che attualmente i software di intelligenza generativa che possiamo utilizzare sono esterni a noi, non sono software, per la maggior parte dei casi, interni alla pubblica amministrazione, creati in italiano. I software che attualmente noi utilizziamo per la scrittura di qualsiasi documento, ma anche un progetto, perché molto spesso nei comuni e negli enti locali i dipendenti si trovano anche a fare i conti con la scrittura di progetti da presentare, soprattutto in questi
questi mesi di PNRR in cui i progetti si susseguono. Ebbene, noi dobbiamo fare attenzione anche alla terminologia che utilizziamo. Perché? Perché questi software di intelligenza generativa nascono in inglese e pensano in inglese. Questo vuol dire che nel momento in cui noi scriviamo in italiano, loro già hanno necessità di confrontarsi con una lingua nella quale non sono nati. Quindi fare attenzione anche alla terminologia che viene usata dall'intelligenza artificiale per evitare che questa intelligenza applichi e utilizzi parole che hanno una sfumatura diversa da quella che vorremmo dare noi. Nel caso poi della stesura degli atti normativi, fare attenzione alla numerazione e rubricazione degli articoli, alla partizione interna degli articoli, quindi ai commi, ai paragrafi e via dicendo, e poi fare riferimento sempre, fare attenzione alle eventuali riferimenti normativi interni ed esterni, e non solo normativi ma anche giuridici. Molto spesso infatti un errore che possiamo commettere nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la produzione di questi atti è avere e fare copia e incolla senza avere però un controllo, una verifica sui dati che sono indicati. Bisogna fare attenzione perché alcune volte i riferimenti normativi o i riferimenti giurisprudenziali, quindi sentenze della Corte di Cassazione, sentenze dei tribunali, possono essere non veritieri, quindi possono essere del tutto inventati dai software di intelligenza artificiale. E questo pone ovviamente un problema, perché è necessario dare riscontro di ogni cosa che scriviamo. Quindi nella parte successiva, adesso che andiamo a vedere, do qualche consiglio pratico su come poter utilizzare al meglio e massimizzare al meglio l'utilizzo di intelligenza artificiale. Anzitutto i riferimenti normativi. Nel momento in cui noi abbiamo inserito o vogliamo inserire dei riferimenti normativi e abbiamo scritto un comando all'intelligenza artificiale che nella risposta, nella scrittura di un atto che di qualsiasi tipo ci dà dei riferimenti normativi, noi dovremmo cercare di trovare e di verificarne l'esattezza. I due siti che io vi consiglio di andare a visitare sempre quando volete rinvenire un riferimento normativo sono Normattiva, nella quale poi trovate anche una piccola leggenda in cui vi viene spiegato cosa significa avere il testo in grassetto, cosa significa avere le doppie parentesi, eccetera, ma anche il sito del senato.it. Il sito del senato.it nell'home page ha la possibilità di cliccare sulla parola lavori e da lì poi andare a ritrovare gli atti della Camera, gli atti del Senato e tutto il procedimento che ne è scaturito, quindi se un atto è stato discusso, se è stato approvato, da chi è stato approvato, se non è stato approvato o se ancora per esempio al vaglio della Commissione e non anche dell'Aula. Quindi qualsiasi riferimento normativo, se serve per il vostro atto o anche per scrivere un comunicato, ripeto, un post, cercate sempre di verificarlo. A che ci confrontiamo con l'interrogativo? L'intelligenza artificiale può scrivere una legge in maniera corretta interamente? In realtà l'unico adesso esempio che abbiamo attualmente è quello della legge che è stata approvata in un comune, che è il comune di Porto Alegre nel sud del Brasile, dal consigliere comunale Rosario Ramiro, che io ho anche intervistato nell'ambito di un mio lavoro di ricerca. Che cosa ha fatto questo consigliere? Questo consigliere voleva scrivere una legge interamente con l'intelligenza artificiale. La sua legge è stata prodotta con l'utilizzo di ChatGPT 3.5, quindi di una versione precedente a quella che noi abbiamo adesso a disposizione. L'ho fatto qualche mese fa, quindi molto recente, ed è anche balzato agli onori della cronaca recentemente. Lui ha prodotto, inserendo questo prompt su ChatGPT, crea un disegno di legge municipale per la città di Porto Alegre di origine legislativa e non esecutiva che vede alla segreteria municipale per l'acqua e l'igiene di addebitare al proprietario di un immobile il pagamento di un nuovo contatore dell'acqua quando questo viene rubato. Intervistando Rosario Ramiro, il consigliere mi ha detto che lui ha cercato di sviluppare un prompt, quindi un comando molto breve, mettendo alcuni elementi di cui già vi ha parlato il dottor Sergio Talamo all'inizio, e cioè ha già inserito qual è il soggetto proponente, cioè lui ha scritto che serviva un disegno di legge di origine legislativa e non esecutiva, quindi una legge da proporre
da parte di un consigliere e non anche da parte di un membro della giunta dell'amministrazione. E poi è andato a descrivere tutto il resto. Questa proposta di legge è stata approvata, ma è stata approvata perché lui non ha mai rivelato fino all'approvazione la natura artificiale, possiamo dire così, del testo della proposta di legge, perché poi la proposta di legge che è stata prodotta tramite ChatGPT non ha fatto altro che essere copiata e incollata, essere presentata agli uffici comunali che tramite la segreteria l'hanno sistemata con l'indicazione del titolo, con la firma soprattutto dell'atto normativo e poi è stata suscettibile di votazione. Ovviamente però ci sono molti interrogativi e molte problematiche che credo possano presentarsi nel momento in cui utilizziamo un software di intelligenza artificiale generativa e molti di questi sono stati discussi proprio con il consigliere Ramiro. Uno dei limiti, ne parlavamo prima, è la lingua, cioè il consigliere Ramiro parla il portoghese come noi parliamo l'italiano, ChatGPT nasce in inglese, quindi un primo problema riguarda proprio la lingua, anche perché soprattutto se si va a scavare col linguaggio tecnico. Sappiamo che una delibera, una determina sono atti normativi diversi, come sappiamo che l'interrogazione è diversa dall'emendamento, eccetera. Questo linguaggio molto tecnico ancora non è suscettibile di comprensione piena da parte della macchina, che ovviamente non può andare molto nello specifico nel settore del legislativo. Un altro problema è quello del linguaggio della sintassi. ChatGPT utilizza un linguaggio che è molto semplice, che a mio avviso è anche utile nel momento in cui dobbiamo scrivere comunicati stampa o post, per esempio, per una pagina Facebook del comune o di altro ente, perché tende a semplificare il linguaggio, quindi a produrre delle proposizioni che sono molto brevi, soggetto, verbo e complemento, e questo serve soprattutto a chi magari non ha competenze nell'ambito della comunicazione, però questo crea un problema se dobbiamo confrontarci con la stesura di un atto normativo ben più complesso, che invece ha bisogno di tecnicismi. C'è anche il rischio di informazioni e riferimenti normativi falsi o inventati, come dicevamo prima, e poi c'è un ultimo limite che non approfondirò ovviamente in questa sede, che è quello relativo all'orientamento politico predeterminato, che ho anche verificato con degli esperimenti personali, perché andando a inserire su diversi software di intelligenza artificiale generativa uno stesso comando, una stessa domanda, sulla produzione di alcune norme in tema, ad esempio quello che ho fatto io, in tema di diritti e uguaglianza di genere, le risposte che dà sono diverse proprio in tema di orientamento politico, perché tutto dipende dalla prima impostazione che si dà. Guardiamo quindi, io ho preso ho fatto degli esperimenti che voglio proporvi qui proprio per rendere un pochino anche più interattiva e per comprendere nella pratica come possiamo fare. Ho utilizzato due software di intelligenza artificiale generativa alle quali ho impostato dei prompt e ho chiesto di aiutarmi in alcune cose. Prompt, come vedete, qui ritornano sempre gli elementi che ha già spiegato in maniera molto chiara il dottor Sergio Talamo. Nel prompt io ho scritto: sono un parlamentare italiano, quindi mi sono qualificato. Ho qualificato me stesso come parlamentare italiano, ovviamente non ho scritto sono il consulente legislativo di, mi sono posto proprio come presentatore. Sono un parlamentare italiano e voglio scrivere una legge, sì, scusate qui l'errore. E voglio scrivere una legge per imporre che nel caso in cui non vengano rispettati i tempi per le visite e per gli esami diagnostici, i pazienti abbiano diritto a ricevere le prestazioni mediche entro un certo periodo di tempo. Esiste già? Che cosa ho fatto qui? Non so se voi avete seguito nelle ultime settimane una trasmissione televisiva su Rete 4 che ha mandato in onda per molto tempo nei suoi servizi la notizia di una normativa, che è quella del decreto legislativo del 29 aprile del 1998 che ho segnato qui, che permette a tutti i pazienti, cittadini che non ricevono delle visite specialistiche nei tempi brevi prestabiliti dall'ASL, che sono 60 e 30 giorni, di poter rivolgersi allo specialista privato e ottenere però il rimborso di quanto dovuto da parte dell'ASL, quindi dell'azienda sanitaria locale. Visto che questa norma non la conosceva nessuno, mi sono chiesta questo e mi sono chiesta se io non fossi stata a conoscenza di questa normativa e avessi chiesto alla macchina di scrivere una normativa o se avessi chiesto l'esistenza di una norma simile, mi avrebbe dato una risposta corretta? Ecco,
Diciamo che nel caso di ChatGPT la risposta è parzialmente corretta, nel caso del software di Google la risposta non è corretta. Perché ChatGPT, come vedete, mi ha dato tre riferimenti normativi. I primi due non sono attinenti alla risposta che volevo io, il terzo invece riguarda la risposta che volevo io, ma non mi ha dato poi il riferimento normativo preciso, cioè l'articolo 3,13, dove io posso rinvenire quel riferimento. Google invece mi ha dato una legislazione esistente totalmente diversa a quella che mi serviva e quindi qui c'è già un problema di fondo. Se io ho bisogno di scrivere una normativa che io ho già in mente e voglio trovare un riferimento e voglio trovare un riscontro, non posso rivolgermi attualmente ai software di intelligenza generativa come quello ChatGPT o quello di Google, quello di Meta ancora non è disponibile in Italia perché non hanno contezza piena di tutto il materiale normativo che abbiamo in Italia, anche perché è tantissimo, ci sono tantissime leggi che si intersecano. Quindi la prima cosa, il primo consiglio che vi do è, anche se superficiale, andate prima a fare una ricerca su Google in generale o su qualsiasi motore di ricerca, affinatela tramite normativa e tramite il sito del Senato e poi eventualmente, se avete bisogno di un confronto, confrontatevi con ChatGPT o questi software solo per fare brainstorming. L'ho scritto anche all'ultima slide e condivido quello che ha detto il dottor Sergio Talamo. Deve essere un amico, una sorta di collega con cui io faccio brainstorming, soprattutto se utilizzo questo software perché ho bisogno di idee, per esempio, in fase di un bando del Ministero sulla povertà educativa, magari ChatGPT o Google Gemini mi possono aiutare per presentare delle idee sulla fase di progettazione che io non avevo, senza però tuttavia fare copia e incolla. Ecco, questo è ovviamente un consiglio. Poi ho fatto un altro esperimento e qui mi avvio alla conclusione perché so che già il tempo è poco a mia disposizione. Anche qui io sono partita da un altro problema. Come vedete, io ho messo già il riferimento normativo che avevo. Scrivo, sono un parlamentare italiano e voglio scrivere una norma per chiedere la parificazione del titolo universitario conseguito in Italia presso le scuole superiori universitarie di eccellenza, che sono ad esempio lo IUT di Pavia, gli SUFI di Lecce, al master universitario di secondo livello. Puoi scrivere il testo? Che cosa ho fatto qui? Ci sono scuole universitarie di eccellenza come la Normale di Pisa o il Sant'Anna che, a differenza della Normale di Pisa, non hanno la parificazione del titolo al master, o meglio, non l'hanno avuta fino al 2021. Nel 2021 c'è stato un decreto ministeriale che ha parificato questi titoli universitari che si conseguono parallelamente al corso universitario canonico al master di secondo livello. Dal momento che io ho già la norma già scritta da questo decreto ministeriale, ho voluto fare un esperimento, ho voluto vedere se ChatGPT e se Google mi avrebbero aiutata se io avessi fatto questo prompt. E quindi andiamo a paragonare la normativa che già esiste con quello che io avrei scritto se avessi solo utilizzato ChatGPT. Se vedete, il decreto ministeriale lo scrive in maniera molto semplice. Il diploma acquisito al termine di un corso ordinario che rispetti i requisiti di cui al comma 1, che preveda 60 CFU, eccetera, eccetera, è equiparato agli effetti della legge al master di secondo livello di quell'articolo 3,9 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e di Ricerca. Come vedete, il decreto ministeriale correttamente per parificare il titolo di queste scuole al master di secondo livello fa un rimando a un decreto che disciplina il master. Queste invece sono le risposte che mi hanno dato ChatGPT e Google. Ovviamente io ho riassunto. Quello che mi è stato fatto è stato questo, cioè mi hanno scritto proposta di legge, mi è stata fatta una premessa generica, anche erronea, perché nella premessa mi era stato inserito l'acronimo SSUE, Scuole Superiori Università d'Eccellenza, che non esiste nella realtà dei fatti, nella realtà normativa italiana, e poi è andato a farmi una lista, devo dire, dal punto di vista dell'ordine degli articoli anche corretta, perché ha iniziato articolo 1 oggetto della legge, articolo 2 ambito di applicazione, eccetera, eccetera, fino alle norme transitorie e finali. Quindi su questo dobbiamo dircelo, le entrambe sono state correttamente, ci hanno posto nella corretta via. Però
Però quando si va al cuore della questione vediamo che non inseriscono alcun riferimento normativo. Quindi mentre qui nel decreto ministeriale fanno riferimento all'articolo 3 del comma 9, eccetera, eccetera, del decreto del ministro, ChatGPT e Google Gemini invece non lo fanno. Quindi ci dicono i titoli universitari sono equiparati ai fini legali, accademici, al master, eccetera, eccetera, previsto dall'ordinamento universitario. Con questo a che cosa dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti nella fase di scrittura delle norme a fare in modo che nel momento in cui noi abbiamo un'idea e vogliamo e sappiamo cosa poter produrre normativamente, dobbiamo cercare da soli il riferimento normativo. Quindi andiamo alla fine, l'ultima slide, consigli. Come diceva il dottore Talamo, l'AI ci può aiutare nella fase di brainstorming. Utilizzatela soprattutto se siete a corto di idee, perché possono nascere tantissime idee, anche se dovete scrivere una norma o volete avere qualche idea su questo, magari vi può dare una dritta. Controllate sempre la normativa e controllate sempre la sintassi e quindi anche l'utilizzo delle sintassi, perché a livello normativo, soprattutto oltre che giuridico, è fondamentale, anche una virgola potrebbe cambiare l'intero significato della parola. Io vi ringrazio, spero di essere stata nei tempi e se ci sono domande sono a disposizione. Grazie mille Margherita, grazie a tutti i relatori di oggi. Allora, ho visto intanto che Gianfranco ha sfoltito tutte le domande e risposte. I vostri interventi, insomma, mi hanno fatto molto pensare alla sinergia, no? Macchina-umano e quanto è importante l'intervento umano, no? A volte il termine intelligenza artificiale ci fa pensare che risolva tutto, invece non è così, serve ancora appunto un rapporto di collaborazione e di intervento, insomma, di umanità, direi per fortuna. E quindi questo, poi molto interessante la parola multidisciplinarità che credo sia fondamentale in questo ambito. E l'altra parola che mi sono sentita segnata è dati di qualità, quindi anche no, la sperimentazione di Margherita ci fa pensare che poi per lavorare su questo, insomma, dobbiamo partire da dei dati di qualità. Adesso volevo sentire anche i vostri interventi, commenti generali, se ne avete, su questa sessione. Una cosa al volo, si può partire dal presupposto che le intelligenze artificiali non danno risposte esatte, ma danno risposte plausibili, cioè nel senso non, nulla di quello che viene scritto è oggettivamente, molto spesso non esiste una risposta esatta, cioè non è un algoritmo, non è un numero, non è un risultato puntuale, è la risposta che più può somigliare a una risposta esatta, non è detto che non lo sia, continua a stare a noi la responsabilità di capire se lo è davvero e di verificare tutto quello che esce da lì. Benissimo, Sergio, volevi dire qualcosa a conclusione di questo webinar o anche Mino? Io soltanto che ci sono delle preoccupazioni che ho visto nelle domande legate anche all'operatività delle pubbliche amministrazioni. Per esempio, questa assurda anomalia di non poter usare le carte di credito, ma sicuramente le soluzioni vanno trovate, considerando appunto queste soluzioni, questi strumenti come indispensabili partner di lavoro. Quindi è chiaro che ci sono, non lo so se la Regione Puglia, per esempio, su questo ha fatto il Formez, sta cominciando a creare l'acquisto di un pacchetto, ad esempio, di Copilot, la scelta si è legata quindi alla piattaforma di Microsoft, quindi Copilot, però la formula, il modo con cui l'amministrazione può fare queste scelte, non so se ci sono degli enti che hanno delle soluzioni da proporre, perché in effetti per il privato l'uso della carta di credito è quello più semplice. Poi invece riguardo a tutte le domande sugli aspetti operativi, sicuramente si vorrebbe un po' più tempo per poterne discutere, non, diciamo, non in pillole, ma mi sembrano tutti problemi superabili, nel senso che nel momento in cui si adotta l'approccio che ha ben definito, di cui ha ben parlato la dottoressa Zappatore prima di me, noi sappiamo che ogni percorso è un percorso sempre provvisorio, è sempre qualcosa che noi utilizziamo, in un'interlocuzione che si raffina sempre di più e quindi diventa sostanzialmente un aiuto al nostro lavoro. Nei casi di adempimento, ecco, questo è un punto su cui vorrei chiudere, poi chiaramente se qualcun altro vuole, non è che voglio togliere la parola a nessuno, se
arriviamo ad un percorso adempitivo sostanzialmente rigoroso, che sappiamo che sono quelle le attività, e noi attraverso dei prompt ben fatti arriviamo a sapere interrogare l'intelligenza artificiale, possiamo considerare questi lavori preliminari come sostanzialmente sufficienti, sostanzialmente capaci di risolvere delle attività, e quindi lasciare libere molte risorse umane, di tempo e di energie per altri punti. Questo è un discorso che si può fare, per esempio il Legal Desktop che il Formex ha messo in campo, di cui ha parlato il dottor Santino Luciani nello scorso webinar. Quel progetto FAST fa proprio questo, cioè crea delle piattaforme a cui io mi rivolgo per poter avere delle risposte che mi portano alla creazione di un iter legislativo sostanzialmente validato già dall'esperienza. Questa è un po' oggi la fotografia dell'oggi. Nino, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Non ti sentiamo? In risposta a quello che diceva appunto Sergio prima, sicuramente sono strumenti che ormai sono di uso della quotidianità. Io non ho nascosto il fatto che li ho utilizzati anche banalmente solo per la predisposizione delle immagini, delle cose e delle slide. Ovviamente mi riaggancio però a quello che è stato il ruolo e quello che è il ruolo del centro, cioè vogliamo sperimentare un po' tutto, quindi una volta poi sperimentate una serie di tecnologie, capiremo quale adottare, quindi partiremo a breve con degli approfondimenti, dei seminari, eccetera, però sono convinto e sono consapevole del fatto che, come tanti altri strumenti, non possiamo ignorarli e sicuramente semplificano il nostro lavoro, quindi credo che da qui a brevissimo ce li ritroveremo, così come facciamo l'abbonamento alla rivista scientifica piuttosto che giuridica, ci ritroveremo un abbonamento a qualcuno di questi servizi, ma è naturale, insomma, ed è giusto che sia così. Benissimo, visto l'orario, io direi di chiudere qua. Vi ringrazio moltissimo. Il webinar è stato anche molto apprezzato, lo stiamo vedendo dalla chat che scorre con i ringraziamenti e i complimenti. Quindi grazie veramente per questi interventi preziosi e continuiamo a sperimentare. Speriamo anche pian piano a fornire anche dei modelli, degli strumenti, degli aiuti in più, appunto, per poter utilizzare l'intelligenza artificiale al meglio. Grazie a tutti e buona giornata. La pausa pranzo è sacra, è stato detto. Quindi noi Buon rispettiamo la sacralità. pranzo a tutti. Arrivederci al 27.